Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo unboxing in cui vi farò vedere alcune delle cose che ho preso negli ultimi mesi, in realtà non solo sotto Natale. Vi faccio solo vedere l'ultimo pacco che mi è arrivato proprio qualche giorno fa. Eccolo qua, l'ho già aperto in realtà solo perché volevo essere sicura che non ci fosse un sasso dentro e nemmeno un mattone. Vi lascio uno spoiler di quello che è l'etichetta sul pacco, considerate però che non è qualcosa che normalmente viene venduta con delle batterie. Facciamo un gioco, fatemi sapere qui sotto adesso commentando che cosa c'è qui dentro. Questo qua comunque sarà l'ultimo pacco che appunto vi faccio vedere. Come vi dicevo appunto ci sono degli unboxing per voi, li ho registrati un pochino scaglionati nel tempo per cui mi vedrete anche cambiarmi d'abito. In realtà non sono proprio le vere unboxing, nel senso che io comunque i pacchi li avevo già aperti e alcune delle cose che ci sono all'interno le ho già provate, in modo da darvi anche un feedback di quello che è appunto il prodotto che vado a comprare, che sono andata a comprare, quindi è nel caso appunto consigliarvelo. Quindi direi di partire con il primo unboxing. Primo acquisto che risale addirittura a settembre, quindi sono un pochino indietro, ma preferisco raggruppare un po' di cose in modo da farvele vedere tutte in un unico video. È questo, qualcuno di voi l'avrà già visto sui social o da qualche altra parte, il mio nuovo zaino della Deuter, non ho la più pallida idea di come si dica, appunto come si pronunci la marca. È lo Speedlight 28SL, vi metterò qualche clip un attimino più da vicino mentre parlo. Le cose che mi hanno convinto soprattutto intanto sono tasca superiore con, aprendolo, una tasca anche qua sotto, in modo tale dove io tengo appunto le chiavi della macchina e i documenti, magari il portafoglio quello piccolino con i soldi, tasca esterna più super tascone interno con la divisione anche per la sacca dell'acqua, due porta borracce, uno da una parte e uno dall'altra, ma soprattutto taschina, qui c'è ancora qualcosa dentro in realtà dall'ultima escursione, da una parte taschina anche dall'altra e anche una tasca su uno dei delle fasce lombari. Lo schienale è super areato, cosa assolutamente super utile per la sottoscritta, visto che appunto quando sono in salita sudo parecchio, quindi è assolutamente consigliato appunto per questa sua caratteristica. Fino appunto a settembre mi avete sempre visto con il mio 20 litri della Decathlon super basico, non che non vada bene, ma ha già qualche anno, cominciava a dare qualche segno di cedimento e ho preferito fare un piccolo upgrade anche come capacità, perché appunto da guida mi servono più cose all'interno. Peraltro, se volete sapere cosa metto nello zaino da guida ambientale escursionistica, quindi per i trekking, fatemelo sapere con un commento qui sotto, cercherò di portarvi al più presto un video dedicato. E adesso nuovo pacco. Secondo pacco, sempre Amazon. Ovviamente qui sotto in descrizione trovate tutti i link delle cose che appunto vedete in questo video. Vado ad aprirlo, ovviamente l'ho già aperto in realtà, perché ho una cosa che ho già testato, ovvero questi guanti qua, che sono dei guanti della Trendux. Ve li faccio vedere un pochino più da vicino, anche indossati, perché appunto li ho già utilizzati. Sono dei normalissimi guanti, li trovo belli caldi, soprattutto appunto per la mezza stagione o per freddi non estremi. Io li uso a lavoro e mi sto trovando bene. L'unica cosa è che ha sì le tre dita con appunto la parte per usare i device con appunto lo schermo touch, non ce n'è super super affidabile, nel senso che se siete di fretta fate meno a togliervi il guanto. In ogni caso, ottimo prezzo, spesso su Amazon sono scontati, per cui fate attenzione, dateci spesso un'occhiata per appunto trovare il prezzo migliore. E sempre da questo pacco un'altra cosa che mi sarebbe servita a settembre ma non ce l'avevo,
non è comunque una cosa super indispensabile, almeno per quell'occasione lì, ovvero il fischietto, quello bitonale, per appunto eventuali emergenze in montagna. Diciamo che dovrei, se riesco ad aprirlo. Anche di questo vi faccio vedere un pochino più da vicino come è costruito e lo andrò ad attaccare allo zaino in modo tale che nel caso ce ne fosse bisogno ce l'ho ed è appunto pronto all'uso. Si spera sempre di non doverlo usare, ma è sempre meglio averlo il fischietto in montagna, soprattutto se si è in giro da soli. E adesso, pacco numero 3. Questo qui è effettivamente arrivato in periodo di Natale e c'è l'unica cosa che ho comprato con il Black Friday, scontata col Black Friday. Prima però vi faccio vedere il libro che ho preso appunto per arrivare alle spese di spedizione gratis, che è il libro Botanica di Stefano Mancuso. Anche qui non metterà mai a fuoco il libro, ma la mia faccia. Per cui vi faccio vedere alcune immagini di in B-roll, quindi in sovrimpressione, mentre parlo. Non ho mai letto niente di Mancuso e mi incuriosisce tanto perché ne ho sempre sentito parlare molto molto bene, per cui ho deciso di partire appunto da Botanica, copertina bellissima, io la adoro con questi cerchietti verdi e vediamo cosa ne, vi farò sapere cosa ne penserò magari appunto con una recensione qui sul canale. Altra cosa che ho preso è ancora imballato perché ancora non mi è servito fortunatamente, ma sono sicura della qualità. È il portacellulare della Manfrotto. Io avevo già il suo fratello minore, vedete che è più piccolino, sta cominciando un pochino a tirare le cuoia, poi vi faccio vedere un attimino quello che sta succedendo, ma ce l'ho da anni e decisamente era stato un ottimo e fedele servitore, per cui ho deciso di prendere il fratello maggiore, che è il Manfrotto Pixie Clamp Pro. La cosa che mi ha convinto, a parte il fatto che appunto era in sconto con appunto il Black Friday, mi ha convinto il fatto che comunque è molto più resistente, sembra molto più resistente per quanto sia fatto comunque della stessa identica plastica e ha l'attacco a horseshoe, mi sembra che si chiami, anche nella parte superiore, oltre ad avere un paio di viti in più. Per cui mi sembra ottimo, magari vi faccio vedere mentre lo spacchetto. Questo qui verrà sicuramente con me in giro, in natura e in viaggio. L'altro, finché non si distruggerà da solo, lo userò per le riprese che devo fare appunto qui in casa, magari, in modo tale da avere la sicurezza che comunque quando sono a casa ho anche questo qui dietro. E adesso direi di andare al prossimo pacco. Ok, come vi dicevo, questo qui è l'ultimo pacco. Spero che le altre cose vi abbiano soddisfatto. Come vi dicevo, appunto, in descrizione trovate link a tutti gli oggetti che appunto avete visto in questo unboxing, un po' particolare, diciamo così, visto che non è proprio unboxing nel vero senso della parola. Compreso quello che c'è qui dentro, che è una cosa un attimino più particolare. Vi ricordo che appunto i link però sono dei link affiliati, che sono un modo per voi per non pagare di più, ma per sostenere quello che è il mio canale YouTube e quello che faccio. Direi quindi di andare ad aprire, vi faccio vedere magari, vediamo un po' se riesco a farvi vedere un pochino meglio. Allora, io ho solo sbirciato per vedere se effettivamente sotto la carta c'era la cosa giusta e c'è la cosa giusta, almeno spero. E voi non vedrete nulla perché in realtà è dentro a un sacchetto di plastica. E piano piano vi faccio vedere che, allora, togliamo il sacchetto e già si vede la qualità di quello che ho comprato perché non c'è solo l'oggetto, il semplice oggetto, ma anche una borsa di plastica tipo gli organizer da valigia che lo contiene. Ovviamente chi conosce la marca sa già più o meno quello che c'è qui all'interno, anche la maniglietta per il trasporto. Questo qui direi che è molto utile se appunto averlo. E aprendo ci sono un po' di cose. Allora, intanto vediamo quello che c'è sotto. E c'è
un cavetto con il suo adattatore per la presa a muro e poi capirete perché c'è. Poi vado un po' a tastoni. Istruzioni, immagino, o la garanzia comunque. E poi, ok, nient'altro, immagino, no. E poi c'è una giacca con il cappuccio e appunto, come vi dicevo, chi conosce già questa marca sa che fa delle giacche riscaldate. Per cui adesso qua in parte la vedrete indossata, spero di aver azzeccato la taglia. E stavo cercando di capire, ok. Funziona, c'è una tasca laterale, ve la faccio vedere poi appunto con le riprese appunto a parte, con delle riprese a parte, c'è una tasca laterale in cui all'interno c'è un power bank da 10.000 mAh che appunto sempre della stessa marca della giacca, della Conqueco, con cui appunto si può che permette appunto il funzionamento della giacca. Oltre in questo caso, nel caso della giacca, oltre al link Amazon, dove comunque potete trovare la giacca e non solo, vi lascio anche il link al loro sito ufficiale dove trovate tutto quello che hanno. Non hanno solo giacche, pensate, hanno anche una macchinetta del caffè portatile, di quelle da viaggio. Per cui direi, dateci un'occhiata perché può essere interessante. Questa qui in realtà non l'ho presa, è il mio regalo di Natale in realtà. È stata presa perché a lavoro ho particolarmente freddo e per un attimino sopperire al fatto che non viene acceso il riscaldamento, devo un attimino arrangiarmi prima di ammalarmi ulteriormente. Cercherò di capire come funziona e ci vediamo tra pochissimo perché la userò adesso per qualche giorno e vi darò il mio feedback. Dunque, feedback per quanto riguarda la giacca riscaldata. L'ho provata per un paio di giorni e sono soddisfatta, non ho avuto grossi problemi. Si accende molto semplicemente tenendo premuto il tasto di accensione o spegnimento per 3 secondi. Questo appunto evita anche di accenderla barra spegnerla in maniera accidentale. Per 5 minuti c'è una sorta di fase di preriscaldamento in cui la lucina è rossa intermittente. Dopo questi 5 minuti si passa ad una modalità di potenza media. Come lo sappiamo che siamo in modalità di potenza media in base al colore della lucina, che è bianca. Poi premendo semplicemente possiamo passare alla modalità alta, che è quella rossa, o bassa, che è quella blu in maniera ciclica. Per spegnere, stessa cosa, prima si passa dalla tasca con la batteria a appunto il power bank, a un tastino di spegnimento e poi si tiene premuto per 3 secondi il tasto sulla giacca. Super facile, super intuitivo anche. Vi lascio magari scritte anche quelle che sono le durate, almeno nominali, che promettono appunto per quanto riguarda il power bank in tutte e tre le modalità. Sono soddisfatta almeno per questa prova di 2 giorni e vi consiglio di dargli almeno un'occhiata o una chance ad uno di questi prodotti della Conqueco. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato interessante. Fatemi sapere appunto se volete avere un video in cui vedete cosa c'è all'interno del mio zaino da guida ambientale per i trekking e magari anche potrebbe essere interessante anche un video su quello che c'è all'interno del mio kit di primo soccorso. Se il video l'avete trovato utile, mi raccomando, lasciate un like e condividetelo. Se non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi e attivate anche la campanella per ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Qua sotto in descrizione trovate i link a tutti i miei social e insieme ci trovate anche i link a tutti i prodotti su Amazon o sui siti ufficiali, per appunto dare un'occhiata ai prodotti che vi ho presentato in questo video. Noi ci vediamo la prossima settimana. Have a nice life!